Buonasera, trasmettiamo in diretta. Buonasera a tutti, chi è collegato in diretta sul podcast. Ora siamo connessi anche su Facebook. Attendiamo l'ingresso delle persone per poter cominciare la diretta. Attendiamo qualche minuto ancora. Ciao Annetta, ciao Stellina. Attendiamo ancora qualche secondo che arrivino gli altri. Ciao Anna, tutte Anna, ciao Donatella, ciao ciao a tutti. Vi ricordo che siamo anche in diretta sul gruppo, sullo streaming podcast, quindi la trasmissione viene registrata. Attendiamo qualche minutino prima di cominciare che anche arrivi Gina e faccia partire la diretta. Eccola qua, la mia Gina. Ciao Gina, ciao a tutti, ben arrivati. Donatella, un attimo, adesso spiego tutto. Attendiamo qualche minutino e poi partiamo, perché è abbastanza lunga la lezione di questa sera. Nel frattempo ci rilassiamo con un po' di musichetta, che male non fa. Gli occhiali stasera anche. Ok, cominciamo dunque. Nel frattempo si aggiungeranno poi le altre persone. Sappiamo che la maggior parte delle persone guarda poi il programma in differita, giustamente per l'orario, per la cena e per i propri impegni, e questo è il bello di Facebook. Allora, prima di cominciare la lezione, vi do alcuni piccoli avvisi. Ditemi se la musica vi dà fastidio, se è troppo alta, che eventualmente la abbasso. Ciao Elena, ciao cara, ciao Andrea. Allora, dunque, post sul gruppo. Allora, tanti post li ho rifiutati per il semplice fatto che non hanno niente a che vedere con il tema dello spiritismo. Se volete creare e partecipare all'attività nel gruppo, che farebbe a me molto piacere, potete cercarvi delle frasi di Chico Xavier, delle frasi che possano aiutare gli altri e farvi riflettere. È bello anche fare condividere alcune volte delle determinate frasi di poeti e artisti, però invitarvi anche voi alla ricerca di frasi di Chico Xavier, di Emmanuel, di libri che avete a casa. Potete anche fare un piccolo post e condividerlo tranquillamente. A me piace l'originalità, no? Che venga da voi, che ci sia il lavoro che viene da voi. E come sapete che io insegno a scuola, se come un ragazzo mi porta una ricetta da un altro, però se questo ragazzo inventa qualcosa oppure prende spunto e lo condivide, è ben accetto, ok? Mi condivido un post sul buongiorno, buonasera, buonanotte, non li condivido perché sono pesanti e non è una cosa che a me non piace. Poi, per quanto concerne il gruppo di WhatsApp, l'ho chiuso per il semplice fatto che le comunicazioni che metto qui vengono messe anche sul gruppo, quindi non aveva nessuna utilità dal punto di vista. Il materiale che viene condiviso qui viene anche condiviso sul gruppo, quindi cioè, esattamente su un gruppo di Facebook, scusate. Quindi trovate sulla sezione file in alto, se aprite con il PC, trovate il materiale, le dirette vengono sempre caricate qui, quindi potete trovarle tranquillamente. Quindi il gruppo di WhatsApp l'ho tirato via per il semplice motivo che non aveva un'utilità. Non posso creare un gruppo WhatsApp di chat perché diventerebbe una mia reperibilità di 24 ore su 24. Poi altre persone, giustamente, potrebbe dare fastidio il continuo tintinnio di messaggi perché magari non sanno togliere le notifiche, che può succedere perché a volte non è facile. E quindi ho scelto questo di non creare il gruppo di Torio, tanto se avete bisogno siamo qua. Poi questa settimana il gruppo è stato postato da pubblico a privato. Chi vuole entra e può entrare tranquillamente, insomma, ok? Per il semplice fatto che
per tutela del gruppo, di quello che viene condiviso, perché c'è una stretta collaborazione con altri gruppi e deve esserci rispetto, insomma, per questo non mi piace che tante cose vengano poi condivise per niente, quindi questa è una cosa importante. Quindi ecco per quale motivo ho chiuso il gruppo di WhatsApp. Poi ricordo i prossimi appuntamenti che abbiamo insieme. Domenica c'è, come sapete, la domenica, una parte interessante, c'è la lettura e il commento del Vangelo secondo lo Spiritismo, che è molto interessante per approfondire alcune tematiche e conoscere altre tematiche, perché sappiamo che in Italia il Vangelo fa paura. Quando si parla di Vangelo, quando si parla di Gesù, sembra quasi che uno diventa sia un gruppo cattolico. No, no, assolutamente. È questione di conoscenza, è questione di storia, è questione di sapere determinate cose. Quindi quando le cose si sanno, si guardano con occhi in maniera diversa. Non si dà tutto per oro colato. Quindi sapendo che Gesù era un ebreo, che chi sono i Sadducei, i Nazareni, si comincia a comprendere un po' quello che è la parte storica del Vangelo e, se vogliamo chiamarlo romanzo, no? Storico o romanzo vissuto, è più bello e si legge con più passione, si comprende determinate frasi, determinati proverbi che vengono dette. E poi ci sono le spiegazioni degli spiriti, quindi è una cosa molto delicata, quindi spiegano le massime che spesso sono state mal interpretate, quindi anche questo è interessante. E domenica ci sarà il programma che sarà registrato, non sarà in diretta. E vi invito a guardarlo e a condividerlo eventualmente, sarà anche qui, anche sulla pagina lo troverete comunque. E, cosa vi volevo dire? Poi domenica e sabato, questo fine settimana, grazie al gruppo Lo Specchio dell'Anima, sarò a Bari, quindi chi vuole solamente nei convegni, ripeto, solamente nei convegni un contatto metafonico, può trovare tutte le informazioni necessarie sul sito dello Specchio dell'Anima, che ringrazio Gina, Elena e tutti gli amministratori che condividono anche questa trasmissione. E nella giornata di sabato e domenica sarò presente a Bari, quindi se qualcuno vuole dei contatti, lì solamente ai convegni li faccio, per il semplice fatto che ai convegni si entra in comunione con il dolore di altre persone, si comprende che cos'è un medium, si comprende dal vivo le varie relazioni, che ci sono dei relatori, quindi è anche un momento di istruzione, di accrescimento personale. Non è solo un convegno andare per il messaggio e basta, a me questo non piace. Quindi utilizzate il tempo, e scusate che faccio ballare il monitor, utilizzate il tempo che sia a disposizione per questo. Quindi ricordate questo, insomma, questo fine settimana sarò a Bari e tutte le informazioni le trovate sul sito Lo Specchio dell'Anima. Se non siete capaci di trovare il sito, scrivete su Google Lo Specchio dell'Anima Bari e vi viene fuori la pagina in automatico. Quindi le informazioni sono tante, la responsabile è Elena, mi raccomando, chiamate in orari decenti, ok? Perché le persone non sono H24, non siamo un 118, quindi è questa la cosa più importante. Poi, prossimo appuntamento sarà a Biella, che si trova in Piemonte, per chi non lo sa, che è diventata provincia da qualche anno, il 14 marzo alle ore 16 presso l'associazione Semi di Luce di Catarina Soares, che si trova a Biella. Basta che scriviate, comunque le informazioni verranno pubblicate sul gruppo. Lì saremo io e con l'onore di partecipare con Leila insieme, che tratteremo due tematiche particolari in unione con la metafonia. Quindi ci sarà la relazione di Leila, che tratterà un tema molto caro che piace tantissimo, che è bravissima, che è la ghiandola pineale, in correlazione con il progetto di metafonia. Quindi questo progetto sarà poi disponibile al pubblico alle ore 16 il 14 marzo. Poi ci sarà il 20 marzo a Stresa, però su Stresa non ho nessuna informazione non lo so, però c'è il convegno di Stresa, però non so chi è la responsabile. Si chiama Franca, questa signora molto gentile, però sarò il 20, 21, 22 marzo, lì farò i messaggi, mi dedico solamente a questi messaggi. Poi il 4 aprile, con Lo Specchio dell'Anima e Marianita Marco, sarò a Marano Vicentino per un seminario di metafonia. Quindi chi vuole imparare a fare metafonia solamente nella giornata di sabato, che va dalla mattina alla sera, ha questa capacità. Lì non farò messaggi, però imparerete voi a ricevere i messaggi, ok? Quindi questi sono gli appuntamenti principali che fino a aprile, poi non vado oltre perché non mi piace andare oltre, ecco. Poi se avete domande sul gruppo risponderemo insieme, insomma, ok? Cominciamo la nostra seratina
Dunque, questa sera tratteremo una tematica bellissima, però sapete che prima di cominciare la nostra seratina, una piccola preghiera che è importante per innalzare le nostre vibrazioni, ok? Che non è un modo religioso, ma è un modo di innalzare le nostre vibrazioni, ok? Non ho gli uccellini in casa e il sottofondo, ok? Allora, portiamo la nostra attenzione sul cuore. Come vedete dietro di me c'è una foto bellissima che mi piace, che è questo Gesù di Akian, che è una bambina di 9 anni che lo ha dipinto, e in un film che mi pare è Paradiso per davvero, di questo bambino che poi in coma riconosce, vedendo, sfogliando le foto, questo Gesù. È una bella storia, cercatela, Gesù di Akian, lo trovate in internet. E come vedete ha dei lineamenti ebraici, della Palestina, medio orientali, e a me piace molto questa immagine. Quindi possiamo portare l'attenzione nel nostro cuore, se vogliamo, il nostro respiro, importante e fondamentale, perché grazie al respiro veniamo al mondo e grazie all'ultimo respiro torniamo a casa. Quindi grazie a questo respiro importante che diamo per sottovalutato, chiediamo ai nostri amici spirituali che in questa serata assistano tutti noi che stiamo per ascoltare questa lezione, farci partecipi, di farci comprendere attraverso le giuste intuizioni quello che impareremo questa sera, di fluidificare le acque che abbiamo noi vicino, che possano arricchire quest'acqua con le giuste informazioni per le nostre necessità. Ricordiamoci dei nostri fratelli più bisognosi, chiediamo un aiuto ai nostri amici affinché diano loro la forza. Ricordiamo le mamme orfane che hanno perso i figli, mamme amputate, mi piace questa parola, mi è rimasta impressa. Ricordiamo le persone che hanno perso qualcuno, chi è un amante, chi è un fidanzato, chi è un amico, chi è un marito, chi è una moglie, e sono avvolte in questo labirinto della solitudine, affinché i nostri amici spirituali riescano a tirare fuori queste persone e dando loro la forza giusta per riuscire a salire a galla ancora una volta e trovare dei nuovi amici, dei nuovi incontri. E per le persone ammalate, per le persone malate di cancro, di malattie che sono negli ospedali, per i bambini che soffrono negli ospedali, per i bambini che muoiono e spesso ce ne dimentichiamo. Ecco, chiediamo questo aiuto a questi benefattori spirituali affinché ci diano la forza per affrontare la vita in maniera diversa e con il giusto coraggio, e di dare il coraggio anche alle persone indecise di prendere una decisione nella loro vita, che vivono spesso in bilico fra due mondi. E preghiamo assieme e ricordiamoci di questi momenti. Bene, cominciamo la serata. Allora, questa sera tratteremo il tema della vita spiritista. Vi dico questo in base a che cosa? In base ai convegni che vengono fatti, alle persone che vengono, e in contemporanea anche con le lezioni che affrontiamo con Leila e con il gruppo spagnolo di dottrina spiritista, ok? Allora, nei convegni spesso vengono persone che chiedono ai loro cari: che cosa fai nell'aldilà? Oppure stai bene? Ecco, questa sera vediamo insieme le domande che partono dal 223, che è il testo, lo può trovare sul sito, se no me lo chiede e ve lo mando gratuitamente, non dovete spendere un centesimo, ok? Chi vuole se lo può comprare, a me piace il cartaceo, quindi io non riesco con il virtuale. Quindi sapete che poi il programma viene registrato per i non udenti, scusate, per i non vedenti, quindi leggerò le domande, ok? Quindi la domanda 223, abbiamo una domanda molto importante: l'anima si reincarna immediatamente dopo la separazione del corpo? Questo fa paura, perché tante mamme pensano che il proprio figlio immediatamente si reincarni, quindi pensano subito di averlo perso e quindi scartano la reincarnazione in automatico. E questo non va bene, perché è un errore che fanno le mamme. Normalmente c'è un periodo che può variare, che è frequente dai 60 ai 90 anni, ok? Quindi il gruppo familiare, bene o male, si ritrova. Quindi le mamme che hanno perso i figli, quando avranno terminato il loro percorso, le ritroveranno alla fine del loro percorso, ok? Questa è una cosa importante, quindi non è che avviene subito la reincarnazione. Poi, che cosa diventa l'anima nell'intervallo fra un'incarnazione e l'altra? Okay? Diventa uno spirito errante, okay? Errante, che vaga, che aspira alla nuova destinazione e attende per sua scelta.
L'incarnazione non è una meta obbligatoria, è una necessità che lo spirito nel tempo ha e acquisisce. Ho fatto un piccolo disegno. Considerate che io, scusate, bevo un po' d'acqua che sono secco come una mochetta stasera. Pubblicità all'acqua a Sant'Elia. Allora, vi ho fatto un piccolo disegno. Il disegno lo facevo schifo alle medie, anche alle superiori, anche adesso. Allora, provate a immaginare, qua, vedete qua, questo piccolo sole, ok? Allora, supponiamo che il sole sia il livello angelico, il livello puro, a cui tutti aspirano. A un certo punto io sono a livello 1, sto bene, non me ne frega niente, sono errante. Però quel sole non è tanto luminoso, lo vedo poco luminoso. Quindi arriverò a un certo punto che dovrò fare una nuova esperienza, che dovrò ripetere, che dovrò rifare, e mi porterà a un livello 2. Quindi quel sole sarà più luminoso. Poi a un livello 3, poi a un livello 4, fino a raggiungere questo livello di bellezza, di purificazione, di beatificazione, se vogliamo pensare. Diciamo che a lungo andare lo spirito ha bisogno di questo, quindi è una sua scelta. Quando la luce che ha non gli è più sufficiente, dice ma sono stanco di questa lucina bassa, cambia, e quindi decide di fare una nuova esperienza e si reincarna. E va avanti, va avanti, va avanti, fino a quando raggiunge questo stato di luminosità, insomma, per farvi capire, no? È come se io il sole al mattino fosse un'alba costante. A un certo punto mi abituo a quell'alba, però arriva un momento in cui l'alba non mi basta e quindi ho bisogno di più, e quindi automaticamente, per mia scelta, andrò avanti verso quell'alba, verso quel sole che sta per nascere. Quindi è un'esigenza che ha, che acquisisce nel tempo. Ecco perché è importante, perché anche il più fetentone, il più bastardo, il più stronzone di spirito, se vogliamo così chiamarlo, a lungo andare ha bisogno di quella luce, e anche a lungo andare, per sua scelta, deciderà. Se ricordiamo ancora sempre quella famosa storia di Papa Gregorio, è stato a 700 anni errante alla fin fine. Quindi ha vagato per 700 anni per sua scelta, fino a quando non c'è stato un momento che grazie a sua mamma è riuscito ad andare avanti. Quindi sono situazioni un po' particolari, sono casi diversi. È come se voi andate in una piazza e in ogni piazza c'è di tutto e di più. C'è chi si è strano, intelligente, l'allegro, il triste. È lo stesso anche il mondo dell'artisticità, ok? Se poi avete domande, poi le leggo tutte quante alla fine, quindi non abbiate paura. Andiamo avanti. Quanto può essere la durata di questi intervalli dello spirito errante? Da qualche ora, ok, a qualche migliaio di secoli. Quindi dipende. Di solito, normalmente, la reincarnazione è immediata nei mondi superiori. Noi non ci siamo ancora, quindi è una cosa che a noi non ci tocca adesso. Però uno spirito superiore può reincarnarsi immediatamente perché non ha più quella necessità materiale di esperienza. Quindi sono mondi diversi, sono mondi particolari, che a noi adesso non importano, non ci arriveremo per adesso, sarà più avanti il problema che ci porremo, adesso no, quindi non dobbiamo preoccuparci di questo. Però nei mondi superiori la reincarnazione è di qualche ora, puoi già decidere perché sei già consapevole quando torni nel mondo spirituale, mentre da noi può variare, siamo noi che decidiamo, siamo padroni, siamo soggetti al nostro libero arbitrio, non ci vengono imposte le incarnazioni. Ci sono casi rari in cui vengono imposte per velocizzare determinati passaggi, però altri non è nostro caso, sono casi di personaggi storici principalmente che hanno avuto delle problematiche un po' pesanti, però noi ragioniamo nella nostra vita semplice di esseri umani, ok? Quindi di persone che vanno a lavorare, hanno la loro famiglia e hanno i loro dolori e le loro pene e le loro difficoltà. Ragioniamo con questo, non ragioniamo con altre mentalità e mistificazioni varie. Restiamo nella semplicità, ok? Dunque, la durata è subordinata alla volontà dello spirito o può essere imposta come espiazione? Attenzione, è una conseguenza del libero arbitrio. Poiché gli spiriti sanno perfettamente quel che fanno, ma ci sono casi in cui è una punizione che può, una punizione può essere anche una lezione che può dare Dio, perché Dio non è cattivo e non punisce, attenzione.
Altri ancora domandano di prolungare la durata per compiervi degli studi che non possono essere fatti con profitto se non nello stato di spirito. Quando siamo nello stato di spirito, lo spirito studia, va avanti, acquisisce delle informazioni, ma ci sono dei casi in cui lo stato di erraticità può essere anche una punizione, ok? Quindi dipende da quello che uno ha fatto nella propria vita. Tenete conto che questo libro è stato scritto nel 1850, lì c'erano battaglie, c'erano guerre, è logico che lo stato di vita di una persona che magari è un soldato e commette di reati o cose varie, insomma il discorso è un po' complesso, bisogna andare un po' nella moralità della persona, quindi ogni caso è a sé, ogni caso è un caso particolare, ogni caso è una storia, ogni caso è un libro che ogni persona ha e scrive, ok? E diciamo che Dio è la casa editrice alla fin fine. Lo stato erratico è di per sé indice di inferiorità presso gli spiriti, quindi se uno spirito non si incarna, non vuole andare avanti, non vuole andare nella colonia spirituale, è inferiore? No, non è inferiore, perché l'incarnazione è uno stato transitorio, però nel suo stato normale lo spirito è libero nella materia. Quindi cosa significa? Che non è inferiore perché non decide di incarnarsi, ok? Quindi non dobbiamo avere paura degli spiriti erranti, sono spiriti che girano, viaggiano e non sanno dove andare. Okay? Quindi o possono scegliere di rimanere in questo stato per studiare, per approfondire determinate cose che magari nello stato materiale non riuscirebbero ad acquisire. Si può dire che tutti gli spiriti non incarnati siano erranti? Quelli che si devono reincarnare sì, ma i puri spiriti che sono giunti alla perfezione non sono erranti. Il loro stato è definitivo, quindi uno spirito giunto alla perfezione, che possiamo chiamarlo se volete angelo, non è uno spirito errante, ha terminato. Quindi non mi pare che ci siano cose da aggiungere, no? Come il Dharma mi pare che si chiama, no? Cioè, dopo il Nirvana, scusate, quando si raggiunge il Nirvana. Vedete un po' però che a distanza di secoli, è sempre quella la peculiarità che mi colpisce di questo libro, è la differenza di religioni, differenza di culture, anche da parti del globo che non erano insieme, che non erano in contatto fra loro. Queste cose coincidono, quindi questa è la peculiarità, quindi è più difficile che quello che dice un uomo venga distrutto, mistificato, però quello che dicono gli spiriti, lo ripetono, troveranno sempre la maniera di far fiorire a galla quello che è la verità, di farci comprendere e comprendere uno spirito anche, che cosa fanno. Poi, una domanda bellissima, 227, in che modo gli spiriti erranti si istruiscono? Sicuramente non lo fanno come noi e si studiano il loro passato e cercano i mezzi per elevarsi, guardano e osservano ciò che succede nei luoghi che percorrono, ascoltano i discorsi degli uomini illuminati e i consigli degli spiriti di più alto livello e ciò fornisce loro le idee che prima non avevano. Cosa significa? Che uno spirito errante può partecipare questa sera a questa riunione? Sì, perché grazie a queste domande che stiamo leggendo lui può comprendere che di essere a uno stato erratico, può ascoltare, andare all'università, ascoltare un discorso di un medico che spiega un po' i processi neurologici. Quindi il discorso di erraticità non è tempo sprecato, è un tempo utile allo spirito. Nell'universo non si spreca nulla e quindi tutto ha un perché, tutto ha un motivo, non ne avviene niente sprecato, niente viene meno alle leggi di Dio. Quindi è importante, perché grazie a questo riusciamo a comprendere anche l'erraticità di uno spirito, di questi spiriti che durante i contatti medianici, tipo di medianità pubblica, possono passare per dare un semplice saluto. Spesso vengono registrate delle frasi che fra il pubblico non hanno senso. Ecco che lì è l'intervento di uno spirito erratico che passa da un semplice ciao a tutti e poi se ne va. Ma questo non significa che sia un spirito inferiore, è una semplice persona che passa, entra e dà un saluto e se ne va. Questa viene spessa, questa introduzione a me piace perché Cesare Zanoni, quando si prepara per la medianità pubblica, la specifica questa parte, che può essere il vicino, può essere il macellaio sotto casa, il panettiere che abbiamo conosciuto tanti anni fa, che può passare e darci un saluto e magari al momento non ce ne ricordiamo. Quindi, gli spiriti conservano qualcuna delle passioni
umane. Gli spiriti elevati, perdendo il loro involucro, abbandonano le cattive passioni e conservano solo quelle volte al bene, ma gli spiriti inferiori le conservano, altrimenti farebbero parte del primo ordine che abbiamo visto nella scala spiritica. Quindi uno spirito elevato automaticamente perde quello che è la rabbia e difficilmente ricordi questi cattivi. Spesso le domande che vengono fatte anche in metafonia e nei convegni sono sempre le solite, no? Ma sei morto arrabbiato? Devo far causa al medico? Devo chiamare qualcuno per riesumare la salma e fare autopsia? Insomma, domande ne ho sentite di tutti i colori. Ecco che quando lo spirito torna nel suo stato libero dalla catena corporale, da questo corpo, ecco che non ha più importanza quello che era e quello che è successo. Perché spesso pensiamo che magari delle negligenze mediche o le cose vanno come devono andare, ok? Questa è una frase che mi è stata detta in un contatto medianico, me lo ricorderò. Le cose vanno come devono andare. Siamo noi che ci facciamo delle pippe mentali enormi. Ok? Perché gli spiriti, lasciando la terra, non vi lasciano tutte le loro cattive passioni dal momento che ne riconoscono gli inconvenienti? Allora, ci sono delle persone eccessivamente gelose in questo mondo. Credete forse che dopo che l'hanno lasciato perdano questo difetto? E questo difetto rimane dopo la partenza della terra. Quindi se una persona è disgustosa in vita, lo rimane anche dopo. Quindi è una fase molto importante. Quindi se avevamo un parente che aveva un caratteraccio, però alla fin fine era buono, si farà identificare per il suo caratteraccio che ha, ok? Poi lo spirito progredisce nello stato errante, può migliorare molto, sempre secondo la sua volontà e il suo desiderio, ma è nell'esistenza fisica che gli mette in pratica le nuove idee che ha acquisito. Quindi provo a immaginare che io disincarno, ok? Schiatto stanotte, ok? E divento uno spirito errante perché non mi voglio reincarnare subito. Proviamo questa ipotesi. Allora, cosa posso fare? Ok? L'eternità è lunga, quindi posso studiare, posso sopportare delle persone che hanno bisogno, posso rimanere fermo, posso riposare, posso fare tantissime cose, è una mia scelta. Quello di progredire pure, però l'unica maniera di progredire è l'esistenza fisica corporea. Grazie alla materialità che abbiamo riusciamo a provare determinati sentimenti, determinate sensazioni. Grazie al dolore riusciamo a comprendere la salute, grazie alla tristezza riusciamo a comprendere la gioia. Purtroppo siamo ancora ignoranti perché a distanza di migliaia di anni ci accorgiamo dell'importanza delle cose e delle persone sempre quando le abbiamo perse. Purtroppo questo è un handicap che ci portiamo dietro e quindi non riusciamo mai a valorizzare né le giornate né il tempo, no? Parliamo sempre del tempo come se fossimo esseri immortali, non dovessimo mai morire. Quindi pianifichiamo, dimentichiamoci di vivere proprio il presente, o viviamo nel passato con i rancori, abbiamo una mala gestione del tempo, ma anche una mala gestione di ciò che abbiamo. E ce ne accorgiamo sempre delle cose quando le perdiamo o quando smettiamo di farle, gli altri se ne rendono conto, no? Provate a immaginare, se io faccio sempre il letto a mio figlio tutti i giorni, fino a 50 anni, si abituerà. Nel momento in cui smetto di farlo, ecco che salta quella scintilla che lo fa pensare, lo fa agire. Quindi determinate azioni sono importanti per la nostra progressione spirituale. Ecco, questi sono dei piccoli esempi che vi vengono fatti, ok? Non è che dovete darlo per oro colato, sono degli esempi per farvi un po' facilitare quello che è la comprensione del libro degli spiriti e la vita spiritista. Poi, vediamo, gli spiriti erranti possono andare in tutti i mondi secondo i casi. Quando lo spirito ha lasciato il corpo, non per questo è completamente liberato dalla materia, appartiene ancora al mondo in cui è vissuto. Quindi è purtroppo più o meno allo stesso livello, quindi uno spirito terrestre, ok, rimarrà sempre legato a quello che è la parte della crosta terrestre. Questa è la cosa da comprendere. Poi gli spiriti già purificati vanno nei mondi inferiori, ci vanno sovente per aiutare a progredire. Quindi uno spirito dall'alto può abbassare le sue vibrazioni per aiutare chi è in difficoltà. È un classico esempio che mi piace sempre, chi l'ha visto e vi invito sempre a vederlo, non solo là, ma a vederlo con occhio spiritista, non vederlo con occhio che vedete all'inizio, che è sto l'umbral, ok?
che può spaventare tutti, ok? Come vedete quest'uomo che ci rimane 7 anni con sta barba, con la sete, con fame, con di tutto e di più. Ecco, vedetelo, prendete presente che è un film. Il libro è molto diverso, la parte dell'umbrale è molto... sono le prime 10 pagine, 5-6 pagine forse, come tante. Nel film sembra un'agonia eterna. Cercate di vedere il film con un'ottica diversa adesso che avete cominciato un cammino, un percorso, quindi questo vi aiuterà a comprendere in maniera più facile il film. E vedete che a un certo punto questi spiriti dalla colonia vengono a prendere André Luis e lo portano nella colonia spirituale. Poi a un certo punto non incontra sua mamma, perché sua mamma è in un piano superiore. Sua mamma si abbassa e va da André Luis, però André Luis non può andare nel piano superiore di sua mamma, perché ci sono dei gradi di esistenza. Anche i miei genitori sono separati, quindi la mia mamma è in un punto, mio papà è più avanti in un altro, quindi però non si incontrano al di là, però quando vogliono si possono ritrovare, ok? Questo non serve a farvi dire ah, che schifo, adesso anche di là sono soli. No, dovete ragionare con razionalità, ok? Perché voi ragionate con il qui e ora, sono io adesso, ma quando tornerete al mondo spirituale avrete la coscienza di dire di ciò che siete nell'arco di tutte le esistenze che avete vissuto. Ciò che siete adesso è il frutto di tutte le esistenze che avete accumulato. Quindi se avete dei punti negativi che non vanno bene, ecco, quello è il motivo in cui siete qui e che dovete lavorare. E la maggior parte bella è anche sapere che gli altri sono un po' gli specchi di noi stessi, e questo se c'è un difetto nell'altra persona che a noi dà fastidio è un po' una chiave di lettura di questo. Provate a immaginare, anche pensare anche i neuroni specchio, che vengono anche adesso studiati dalla scienza, cosa che prima non si sapeva. Quindi degli atteggiamenti che abbiamo nei nostri confronti, che ci danno fastidio degli altri, verso di noi. Quindi siamo noi che stessi abbiamo gli stessi rapporti. Quindi la moralità che entra in gioco è la nostra correzione. Dobbiamo lavorare su questi difetti che noi abbiamo per migliorarli. Anche oggi ho parcheggiato nelle strisce, in una pista ciclabile, perché non c'era posto. È passato un vecchietto, ma maledetto in tutte le 7 lingue, penso, ma avrà maledetto. Io gli ho risposto in altre 8 lingue, però a un certo punto mi sono detto quello che ha torto sono io, quindi mi è venuto nervoso. Però se io fossi stato quel vecchiotto in bicicletta, anch'io avrei maledetto me stesso in macchina, perché non potevo passare. Quindi alla fin fine, ecco, metterci sotto l'occhio diverso dell'altra persona. Ok, i mondi transitori. Ci sono tantissimi mondi, ok, che noi pensiamo andiamo un po' più velocemente, se no andiamo un po' troppo lento. Ci sono tantissimi mondi diversi, ok? Non c'è solo la Terra. Una frase particolare che fa rifletto è che il Capoccia, quello che è dietro, quello meno con la barba, diceva: tante case, tante dimore, tante stanze alla casa del padre mio. Lui si riferiva ai mondi transitori, ce ne sono tantissimi. Quindi la Terra è uno di questi. La Terra fino all'anno scorso era un mondo di espiazione, un posto sfigato, ok? Adesso è un mondo che sta cambiando, è un mondo di transizione, sta diventando. Ha fatto una lezione bellissima lei, la di transizione planetaria, e questo lo si sta notando nella gioventù che sta nascendo. Si vedono che sono diversi anche esteticamente, sono più delicati, cioè sono diversi nel modo di rapportarsi, sono più tecnologici in alcuni aspetti, in altri sono un po' più duri, un po' più crudi nei rapporti umani. Quindi c'è un cambiamento che sta avvenendo, ok? Quindi la Terra non è più quel luogo di sfiga che stiamo vivendo, ma sta diventando un luogo di transizione adesso. Quindi non è più un luogo di espiazione, prima era un carcere, adesso diciamo che è una casa di accoglienza, per farvi comprendere. Quindi questa è una cosa importante. Poi ci sono alcune domande particolari. Che gli spiriti hanno la stessa nozione del tempo? No, gli spiriti non hanno la stessa nozione del tempo. Ecco perché spesso quando vengono date delle date non sono precisi, non sono chiari.
È logico che questo sarà uno spirito imperfetto, uno spirito anche errante in questo caso, non può darti una definizione precisa del tempo, perché il tempo non è lo stesso. Einstein diceva proprio che il tempo è relativo. Vi faccio un esempio classico: se stiamo mangiando un bel gelato tranquilli in un parco, il tempo passa in un determinato modo. Se siamo in un cimitero o un funerale, quell'ora passerà più lunga. Quindi a seconda della sensazione che noi viviamo, cambia la sensazione di tempo. Un'ora è fatta di 60 minuti, ma se ci pensate bene, quei 60 minuti possono diventare 120 per qualcuno, o per qualcuno possono diventare 10 minuti, dipende da come stiamo. Scusate che l'età comincia a farsi sentire. Quindi è importante anche questo comprendere. Quindi loro non hanno la sensazione del tempo, ecco perché spesso alcune date che danno loro nel mese di aprile ti aiuterò, oppure difficilmente ci azzeccano, ok? Perché hanno delle difficoltà. Possono dirti magari il mese di aprile per te è importante, perché magari si ricordano il compleanno, che rimane una data fissa, ma una previsione difficilmente viene data. Anche il futuro, gli spiriti non dicono mai il futuro, perché il futuro potrebbe intervenire nel nostro libero arbitrio. Proviamo a immaginare, andiamo da un medium. Buongiorno caro medium, vorrei sapere se sono solo, sono sfigato, non c'ho nessuno, se trovo qualcuno. Domanda ad minchiam, perché è una risposta che meglio un povero Cristo non ti può dare. E dall'aldilà cosa ti vengono a dire? No, starei solo per tutta la vita, oppure ogni giorno che passa ricorda è un passo verso il convento. Non è così. Quindi ecco perché determinate domande non vanno fatte, e le risposte che vi vengono date normalmente vengono date da entità che possono essere i parenti, degli amici che avete nell'aldilà, per tirarvi un po' sul morale, no? Se una persona mi fa questa domanda qua, e anche sto medium, sto povero Cristo che è davanti, dirà: no, non starai solo, sta tranquillo. Domande sulla salute non ti possono dare una risposta. Come vi ho già detto, io ho un amico che ad una seduta medianica gli hanno detto: tu tra poco raggiungerai tua moglie. C'ha 96 anni questo qua, si è comprato la lapide, la foto, e ha fatto scrivere è vuoto, e vive con i vestiti per il cimitero accanto al letto. Cioè, provate a immaginare come vive questa persona, e provate a immaginare una persona che è tendente al depressivo, che danni potrebbero causare queste domande. Quindi è importante che quando andate da un medium andate per una consapevolezza, per una crescita, per un miglioramento, per una consolazione. Non andate a interrogare qual era il mio nomignolo che avevo da piccolo, come mi chiamavano, qual è il mio codice fiscale. Cioè, nel senso, queste domande non evitate di farle, ok? Anche perché gli spiriti non possono conoscere il futuro, ok? Quindi non gli viene permesso, e non gli viene permesso neanche rivelarlo, se anche fosse. Possono intervenire in alcuni casi che, se succede magari qualcosa fuori pericolo, siamo in una situazione di pericolo, possono intervenire, ma se, è sempre se, ma come. Ci sono tante teorie. La realtà assoluta non la possiede nessuno, nemmeno io. Quando sarò di là mi farò vivo con la metafonia e dirò: oh, è tutto vero, ok? Sicuramente. Oppure apparirò a qualche rompicoglioni ai piedi del letto di notte, facendoli tremare il letto, dicendo: hai visto che era vero? Quindi è così. Quindi ecco, questa è una cosa importante. Quindi non fate domande non fate domande stupide, fate domande intelligenti, usate bene quel momento per riappacificarvi. Se il vostro caro non avete avuto modalità di dirgli le parole che volevate, ditegli le parole che volevate dirgli. Non sono sordi, vi sentono. Ricordatevi, come ho detto la settimana scorsa, che il pensiero arriva immediatamente a loro. È come se avessero WhatsApp. Nel momento in cui gli pensiamo, gli squilla il cellulare, quindi loro si ricordano di noi e gli fa felice che gli pensiamo. Però ricordiamoli sempre con allegria, non sempre quei sentimenti brutti. Se li ricordiamo con allegria fa piacere, se ricordiamo sempre con lutto, col dolore, con la depressione, con la tristezza, ecco che anche loro stanno male e soffrono, perché ci vedono soffrire, e questa sofferenza può causare un rallentamento, perché quella sofferenza può far sì che uno spirito diventi errante. Che per esempio, se un figlio, per esempio, vede la mamma soffrire costantemente 24 ore su 24 da 20 anni,
questo figlio rimane attaccato alla mamma e la mamma gli causa un blocco. Quindi ecco perché piano piano, senza fretta, accettare quello che è accaduto, ma ricordarlo con allegria, ricordarlo con amore. E questi sentimenti piano piano sono dei piccoli semi che entrano nel vostro cuore e lo fanno fiorire nuovamente, e automaticamente poi vi arriveranno dei segnali, e quei segnali faranno sì che quel ragazzo, quella ragazza, quell'amico, quell'amica si stacchino e poi possano proseguire i loro studi. Ma sappiate che ogni volta che li pensate, loro accorrono. Questa è la cosa importante da cui pensare. Gli spiriti vedono Dio, gli spiriti lo vedono, solo gli spiriti superiori lo possono vedere. Gli spiriti inferiori, i nostri parenti, amici e cari, difficilmente riescono a vederlo, perché non sono a quel livello di purezza tale. Nemmeno noi possiamo percepire Dio. E come possiamo percepirlo? È difficile, sembra una poesia, però Dio avvolge tutto e non ce ne accorgiamo. È semplice stesso di respirare, lì possiamo percepire quell'energia che fa battere il cuore, lì possiamo percepire Dio, però lo diamo per scontato, perché il cuore batte, no? Quindi perché spesso alcune meditazioni fanno pensare: concentriamoci sul nostro respiro e sul nostro battito cardiaco, perché sono delle forme di gratitudine. Alla fine ci rendiamo consapevoli della nostra respirazione, del nostro battito cardiaco, e automaticamente lo riconosciamo e automaticamente diciamo grazie, e questa è una forma di gratitudine che ci eleva. Loro ragionano sempre su vibrazione, loro ai nostri occhi ci vedono come vibrazione, come una frequenza, come un colore, non ci vedono fisicamente come siamo, ci riconoscono dai nostri pensieri, dal nostro modo di parlare, dal nostro modo di splendere. Quindi se siamo cupi, grigi, ci mescoliamo alla folla e fanno fatica a trovarci. Quindi noi dobbiamo essere luminosi, dobbiamo ricordarli. Lo so che è difficile perché il dolore e la morte sono parole che cambiano la vita di una persona, ok? Ma apposta la parola cambiano la vita di una persona, non distruggono, ma cambiano. Può essere una parola complicata per essere compresa da una mamma, ok? Perché ad esempio ho distrutto la vita perché ho perso mio figlio. Sì, ti do ragione, figlia mia. Però cerca di far sì che questo che ti è accaduto, di trasformarlo in qualcosa, di farlo fiorire, ok? Quindi è un percorso lungo, però se siamo qui oggi, se siete interessati nei convegni, nelle conferenze, è perché quel semino sta fiorendo e quella consapevolezza è diversa. Pensate a quelle mamme che non credono in niente, vivono costantemente nel dolore, e quello che imparate oggi, quello che imparate questa sera, diffondetelo, divulgatelo, parlatene, senza entrare troppo nel dolore. Ma sai, ho imparato questo, condividete la gioia e l'allegria, perché il mondo è pieno di sfighe e di disgrazie, e una mamma ha bisogno di sentire qualcosa di allegro. Fate ridere queste persone, fatele sorridere, perché hanno bisogno di questo, perché non se lo ricordano più, perché il dolore, spesso la voce del dolore è più forte di quella della speranza, tante volte. Dipende noi che voce ascoltiamo. Quindi lo spiritismo è una cosa importante. Quello che state qui studiando, imparando, chi ascolterà la diretta in differita, non è questione di fare proseliti o avere setta, come una, non è una setta, non andiamo contro nessuno, è uno spiritismo cristiano. E quindi la cosa bella è: consolate le persone che sono in difficoltà, perché hanno bisogno di ridere. Fate sorridere, fate ridere le persone, perché il mondo, io ho notato, anche i miei allievi hanno bisogno di ridere. Certo, non dovete mettervi il naso rosso. Provate a pensare a un medico che si chiamava Patch Adams, esistito realmente, e grazie alla clown terapia e il sorriso, i pazienti affrontano la malattia in maniera diversa. E lo stesso è lo spiritismo: conoscendo determinate leggi, determinate cause, determinate conseguenze, determinate finalità, e si affronta la vita in maniera diversa, sapendo che siamo esseri eterni e che questa è una pagina di un giorno, alla fine, nell'immenso libro della vita, e che quello che noi riusciamo ad affrontare, riusciamo a dare la forza agli altri. È un classico, non è per vantarmi, no, ma per esempio quando faccio l'attacco
Ah, viene da ridere, no? Perché io dico sempre al dottore, con tutte le radiazioni che ho preso, cazzo, se spengo la luce mi illumino ormai. Però quella battuta fa ridere anche i medici e anche alle persone che ti stanno accanto che sono in attesa. Quindi è importante l'atteggiamento, perché la gente ha bisogno di ridere, deve ridere. E voi siate spiritisti allegri. Ricordate San Francesco? San Francesco era un comico. Ma anche Gesù, provate a immaginare. Io Gesù lo vedo qua dietro, tutto serio, lì dietro nella foto. Però sicuramente aveva 30 anni sto ragazzo, cioè scherzava, rideva con suoi allievi. Provate a immaginare la sera che moltiplicava pane e pesci. Io mi immagino la scena, sti discepoli che tirano fuori i pesci e Gesù che ride come un matto, no? Perché, beh, cioè, è così alla fin fine, no? Perché siamo noi che rendiamo, abbiamo la capacità di rendere triste qualsiasi cosa che ci viene data. Ricordate Remida che trasformava tutto in oro? Noi abbiamo la capacità di trasformare tutto in merda tante volte. E quindi ci complichiamo la vita con le cose. Anche con lo spiritismo, che è una cosa bellissima, abbiamo la capacità a volte di complicarlo con cose, mistificazioni, casini, bordelli, quando in realtà è una cosa bellissima e semplice. Quindi diventate il re Mida della gioia, quindi ogni cosa che toccate trasformatela in gioia nel cuore delle persone. Questa è la missione che dovete fare. E quando ho creato questo gruppo, questa è la missione che mi sono predisposto, creare delle persone che allo stesso tempo diano gioia agli altri. Quindi quando avete un collega di lavoro che si lamenta, che non arriva a fine mese e magari voi siete messi peggio, ascoltatelo senza giudizio. Prima cosa che si impara dal Vangelo, ascoltare senza giudicare. Puoi comprendere che quello che gli sta capitando è una cosa comune a tutti. Aiutatelo a vedere c'è che ci sta peggio di lui, perché la maggior parte quando ci accade qualcosa di negativo non riusciamo a vedere chi sta peggio. Quindi questi sono i compiti che dovete fare per casa, che dovete esercitarvi nel fare e nel dare alle altre persone. Poi andiamo avanti, perché sennò mi metto a chiacchierare sempre. Poi, gli spiriti sono sensibili alle bellezze della natura? Le bellezze della natura e degli altri mondi sono così varie che si ben lontani dal conoscerle tutte. Gli spiriti sono portati secondo la loro attitudine ad apprezzarle e a comprenderle. Per gli spiriti elevati ci sono delle bellezze d'insieme davanti alle quali spariscono, per così dire, le bellezze dei particolari. C'è una scena bellissima di un film che si chiama City of Angel, che è Nicolas Cage che è un angelo, e alla mattina c'è questo sole che sorge e tutti gli angeli sono sulle spiagge a guardare questo sole che sorge. E diciamo, è una cavolata, però se ci pensiamo, quante volte guardiamo l'alba, il tramonto? Raramente, no? Perché la mattina andiamo a lavorare, diciamo, cazzo, bella giornata stamattina, mentre guidate, no? Ascoltate la musica, poi arrivate a lavorare, c'è rompicoglioni di turno che vi amareggia la giornata. Ed è così, no? Io stamattina sono arrivato a lavorare, avevo un collega che si lamentava, ho detto guarda, non ci dobbiamo lamentare, perché alla fine il lavoro che abbiamo è una grazia, perché pensiamo a quello che non arriva a fine mese. E quindi guardando queste cose riesci ad affrontare la vita in maniera diversa e anche attiri un'energia diversa, attiri degli spiriti diversi accanto a te. Ricordiamoci la legge di affinità. Quindi attireremo degli spiriti che ci daranno delle giuste indicazioni e ci sarà tutto meno pesante da sopportare il fardello quotidiano. Gli spiriti sentono la fatica, il bisogno di riposo? La domanda che potete farmi è perché abbiamo visto Non Solare. Non Solare, nella colonia, se avete fatto caso, a un certo punto gli spiriti dormono anche nelle nei libri successivi, e viene scritto che dormono e devono riposare. Perché? Perché sono molto legati alla terra ancora, sono delle anime molto legate alla terra e hanno bisogno di quel bisogno. Però per uno spirito, più che altro, il riposo è intellettuale principalmente, è quella stanchezza di intelletto, non è fisica che ha, perché non ha necessità corporali, ok? Quindi deve più che altro, nel momento in cui riposa, smette di pensare, ecco che in quel momento avviene quella piccola forma di riposo. Attenzione, vediamo l'ultima domanda per concludere, che sono molto importanti, perché vi ho scritto nel post perché gli spiriti, la sofferenza di uno spirito soffre? Punto di domanda. Quando uno spirito dice che soffre, di quale natura è la sofferenza che prova? Angosce morali che lo torturano più dolorosamente delle sofferenze fisiche. Quindi la sofferenza che prova uno spirito è
il rimorso, scusate la parola in spagnolo, rimordimento, è il rimorso che una persona ha fatto del male a qualcuno in una vita, ok? Spesso facciamo delle cose sbagliate verso le altre persone e non sappiamo quello che provano le altre persone. E quando andremo nell'aldilà percepiremo questa sensazione di dolore che avremo trasmesso, e questa sarà la nostra angoscia. Quindi se abbiamo fatto del male a qualcuno, ecco che quella lì sarà la nostra angoscia, la nostra sofferenza. Non c'è nessuna sofferenza fisica, sono sofferenze morali, sofferenze che lui proverà dentro, no? Per i comportamenti sbagliati, se ha tradito la moglie, ha tradito il marito, ecco, quello che rivedrà sarà questo, questa sarà la sofferenza che lui proverà quando arriverà nell'aldilà. E nell'aldilà poi, che alla fine i due mondi sono molto vicini, come abbiamo detto nelle scorse lezioni. Vediamo l'ultima domanda, la 256. A che cosa è dovuto allora il fatto che alcuni spiriti si sono lamentati di soffrire il freddo e il caldo? È un ricordo di quello che avevano sofferto durante la vita, ricordo a volte tanto penoso quanto la realtà. Sovente un paragone attraverso cui, in mancanza di meglio, essi esprimono la loro situazione. Quando si ricordano del loro corpo, provano una specie di sensazione simile a quello che si prova quando ci si toglie un mantello e si crede che per qualche tempo ancora di continuare a portarlo. Un classico esempio che vi faccio è il famoso arto fantasma, che nei tempi di guerra, ma anche adesso, succede per chi ha diabete o cose del genere, malattie non curate, trascurate, può succedere che gli venga amputato un arto, un piede, una gamba, e per un momento gli sembra di avere ancora questa gamba che in realtà non ha più. La stessa sensazione per lo spirito, quindi lui a un certo punto si ricorda la sua sensazione corporea e comincia a sentire delle temperature diverse. Nelle, per esempio, lo stesso anche non solare, se ricordate che lui aveva freddo, aveva caldo all'inizio il luogo, ok? Perché era legato ancora alla crosta terrestre, quindi quella sua corporealità, la sensazione di fame, la sensazione di sete, sono le sue sofferenze. Quindi ecco, queste sono le cose più particolari che può avere uno spirito di sofferenza. E questo è quello che abbiamo concluso, ok, per la serata di stasera. Poi, lo spirito percepisce i suoni? Sì, percepisce anche quelli che i vostri sensi non possono percepire, quindi non sono sordi. Lo spirito vede più distintamente perché la sua vista penetra ciò che voi non potete penetrare. Loro davanti siamo diversi, non vedono il nostro corpo, loro vedono la nostra energia. In base alla nostra energia ci fanno uno scanner, ci fanno un attacco praticamente. Quindi non possiamo mentire, non possiamo dire delle bugie. Quindi loro sanno già la nostra verità. Questa è la cosa più particolare che hanno. Quindi ci vedono, ci sentono, partecipano alla nostra vita quotidiana, rispondono anche alle nostre domande. Siamo ottusi e siamo sordi tante volte. Mi piace sempre farvi ricordare la scena di Don Camillo, sperando che alcuni di voi l'abbiano vista, quando, ve lo ripeto sempre, sembra di essere andato sclerotico a volte, vi chiedo scusa se sono ripetitivo, però ripetita Juvent, no? Fa bene ripetere alcune volte le lezioni. Quando c'è una scena in cui lui viene scacciato e viene mandato in un paesino in montagna, e dall'orgoglio non sente più la voce di Cristo che si sentiva dai racconti di Giovannino Guareschi. Cosa succede? Che a un certo punto va a prendere il Cristo perché lui si è convinto che è di parare quella croce. Se lo porta su lungo la montagna e poi a un certo punto comincia a sentire la voce. E dalla voce del Cristo gli dice: ma io non ho mai smesso di parlarti, Don Camillo. Erano le tue orecchie che erano chiuse dall'orgoglio. Ecco, quindi questa è una cosa molto particolare che alla fin fine in un libro di uno scrittore qualunque... scusate, vi faccio venire da vomitare se tremo ancora il monitor... E uno scrittore particolare ha fatto questa immagine, ha creato che alla fin fine è così. Gli spiriti ci vedono, quindi evitate di fare la domanda: ma mi vedi? Ma mi senti? Sì, vi vedono e vi sentono. Quindi fate questo quando andate nel medium, evitate queste domande: mi vede? Mi sente? Ma ha visto? Mi vedi? Sì, vi vedono e vi sentono, ok? Quindi questa sera abbiamo
In concluso, abbiamo visto un po' quello che è lo stato di erraticità, i mondi transitori, che sono dei mondi particolari, che può essere perfettamente anche i pianeti del nostro sistema solare. Per quanto siano disabitati, secondo il genere umano, l'essere umano, e l'atmosfera, che non permette forme di vita, non è detto che siano disabitati, che ci siano sicuramente delle colonie spirituali, ok? Quindi, perché non si veda non significa che non esista, e perché non esista e non si veda non significa che sia un fenomeno paranormale. Ricordiamoci che il paranormale non esiste e sono semplicemente dei fenomeni ai quali non riusciamo a dare una definizione. Per il momento è una cosa temporanea, ok? Quando troverà una spiegazione scientifica, allora da paranormale diventa un fenomeno normale. Quindi nello spiritismo non c'è niente di paranormale, ok? Quindi le tavole rotanti hanno delle giustificazioni, sono dei fluidi che non vediamo ma che esistono, ok? Quindi se durante un'assemblea ci sono delle cose, la medianità pubblica, le nostre energie che non si vedono sono importanti a canalizzare ed aiutare il medium durante la canalizzazione pubblica. Se il pubblico è scarico, miscredente, dubbiosi, ok, vogliono mettere la prova in medium, sono stanchi, hanno mangiato salsicce e costicine la sera che c'è la medianità pubblica come porci e si mettono lì, e la digestione pesante e lenta, ecco che tutto questo può creare delle problematiche durante la medianità pubblica. Mentre quando il pubblico è speranzoso, pieno di allegria, con speranza di avere un contatto, ecco che la situazione, l'atmosfera cambia e questa forma energetica può cambiare. Ricordiamoci che siamo sempre energia. Gli spiriti erranti, come abbiamo detto, sono degli spiriti che decidono per loro scelta di non incarnarsi e vagano, ok? Principalmente vagano lungo il pianeta Terra. Ce ne sono circa 50-60 miliardi, mi pare, sul pianeta, che vagano costantemente per loro scelta, ascoltano le nostre conversazioni. Ecco perché sono importanti conversazioni edificanti e costruttive, perché a loro volta magari possono imparare da una nostra conversazione, da un nostro ragionamento. Attiriamo spiriti a sua volta elevati. Se invece entriamo in una discussione poco edificante di pettegolezzi, di stronzate varie o di minchiate o di litigi, gli spiriti erranti si allontanano e attiriamo spiriti che magari sono nella nostra lunghezza d'onda di odio, di rabbia, di rancore, e si divedono e si mettono lì con i popcorn ad ascoltare il nostro litigio facendo tifo per uno o per l'altro, ok? E quindi quella nostra energia si abbassa automaticamente, energicamente poi si abbassa anche il nostro livello fisico ed emotivo. Quindi a livello fisico abbiamo, come vi ho detto, la proiezione del maledetto cortisolo, che si produce quando siamo arrabbiati, quando siamo stressati. Quindi dobbiamo respirare, perché chi vive nel sacerdozio è tranquillo e sereno, sembra ringiovanire, perché non affrontano le problematiche della vita come dovrebbero essere, no? Però magari non hanno problemi di matrimoni, non hanno problemi di bollette, non hanno problemi di gas, quindi vivono la vita in maniera diversa da una parte. Ma da una parte hanno anche loro le loro problematiche, ok, di gestione della parrocchia, però vivono in maniera diversa, con una marcia in più. E quella marcia in più anche noi potremo avercela grazie a tante letture edificanti che possiamo fare, ma anche respirando, e diamoci una calmata ogni tanto, insomma. Perché se voi vi mettete in tangenziale alle 8 del mattino sembra la cavalcata dell'anticristo per farvi ridere, ok? Quindi spero questo. Quindi vado avanti con le domande, se ce n'è qualcuna, poi chiudiamo perché non voglio rubarvi tanto tempo. Spero di avervi spiegato bene. Se ho spiegato qualcosa male, vi chiedo scusa. Un grande saluto a Anna Maria, grandissima. Ecco, anche una bella storia. Anna Maria sta studiando anche lei, è proprio del film da Gianni che gli aveva detto del Vangelo, e sta riscoprendo il Vangelo. Anch'io vi dico la verità, sto riscoprendo il Vangelo in una maniera diversa, in una chiave di lettura diversa, non quella pomposa della domenica che mi rompe i coglioni. Oh ragazzi, scusate, ma io nel linguaggio sono purtroppo crudo, fate finta, metterò i beep quando parlerò. Però ecco che studiare il libro in una maniera diversa
fa, aiuta, ok? Perché è bello diverso, è bello. Per esempio, sto leggendo un libro bellissimo adesso di, che mi ha consigliato Leila, che è Il castello interiore di Teresa d'Avila, Santa Teresa d'Avila. Mai sentito nominare in vita mia, però è la storia di questa di lei che fa delle analisi psicologiche, ok? Dal punto di vista che per arrivare a Dio ci sono delle stanze da passare interiori, del castello proprio interiore, ed è un punto di vista psicologico, ed è bellissimo da leggere perché si imparano tante cose. Mai il mondo avrei pensato queste cose qua che esistessero, però la lettura proprio è edificante perché ti aiuta a comprendere determinate situazioni e determinati meccanismi, come comportarti in determinati meccanismi, no? Perché anche questo, no? Cioè, io non posso essere il buon samaritano che vi dice cosa dovete fare, oppure qual è il problema, sì, coraggio, forza, sapete, ci vuole forza, no? Vi do anche la soluzione. Bisogna, come i ragazzi di scuola, no? Prof, ho bruciato la torta. Bene. Problema 1. Cosa facciamo? Ci guardiamo? No. Se l'impasta, velocemente si rifà un'altra. Soluzione. Bisogna sempre trovare una soluzione. Se no, se stiamo a guardarci, non cambiamo niente, no? Oppure, l'altro giorno è caduta una torta, si sono messi tutti e tre a guardare la torta. Ok? Tutti in panico. Che fate? Prima bisogna raccogliere, pulire, e poi si rimpasta un'altra velocemente. Quindi, fermare quello che è il panico e mettere in moto una macchina bellissima che si chiama la ragione. Quindi spiritismo è ragione, razionalità, ragionamento, ci penso, contatto medianico. Che cos'è la medianità? Che cos'è lo spiritismo? Che cos'è uno spirito? Che cos'è lo spirito errante? Cazzo fa uno spirito tutto il giorno? Punto di domanda. Hanno delle mansioni, hanno dei compiti, e quindi questa è una cosa bella e strabiliante che bisogna scoprire, e vi invito a leggere, ma soprattutto vi invito ad aiutare le persone che sono in difficoltà. E questa è la mia preghiera di questa sera che avete, che vi trasmetto: aiutate chi è in difficoltà, ma non economicamente, siate più umani, eh? Ascoltate tante volte anche chi si lamenta sempre. Ascoltatelo senza giudizio, senza dare. Mi è mai capitato qualche volta che parlate con un estraneo e un estraneo ha una capacità di darvi una soluzione a un problema che un amico non vi avrebbe dato, perché l'amico vi vuole bene e c'è un giudizio, mentre un estraneo non sa chi siete, e quindi c'è una capacità di giudizio, una capacità di darvi una soluzione a un problema senza giudizio. Quindi ecco, ascoltate, diventate dei bravi ascoltatori, imparate ad ascoltare. Ricordate, quando le persone litigano, alzano la voce, contate fino a 10 e respirate prima di imprecarli contro, perché magari avete fatto qualcosa di sbagliato e volete. Quando si litiga, questi sono i principali errori che facciamo, ok? Ricordatevi sempre: cortisolo, 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 cortisolo. E questa è la parte più importante, ok? Anna Marisa De Giorgi: a me mi ci vorranno secoli prima di reincarnarmi. Io ho già il mio appartamento nell'umbral. Ok. Beh, noi Marisa, tutti quanti qua del gruppo avremo un appartamentino nell'umbral, tutti quanti, dai. Faremo un monolocale sicuramente, dai. Ringrazio Patrizia che ha mandato una preghiera anche. Maria Basile chiede: un essere come Hitler può progredire? Eccola lì. Allora, Hitler, c'è uno scritto, spero mi aiuti lei. Allora, Hitler, se non sbaglio, è segregato lontano dagli altri spiriti per il semplice fatto che ha accumulato molti ossessori nella sua vita. Cioè, tutte le persone che ha sterminato, ovviamente, ci stanno su con lui. Quindi, nel momento scoprono dov'è, lo sterminano un'altra volta. Quindi Hitler è in una colonia, mi pare, su un pianeta che è più lontano dell'universo, mi pare che sia Urano o Nettuno, e se non sbaglio, proprio, spero che poi Leila mi corregga. E quindi sono lì, l'unico che si può avvicinare, che si avvicina a lui per aiutarlo a progredire nelle sue errori di sbagliati di costruzione della razza, tutte queste idee di fondamentalismo che c'erano, c'è solamente Gandhi, lo spirito di Gandhi si può avvicinare. Adesso non so chi è, da dov'è questa fonte, però so che c'è questo, solamente Gandhi è l'unico che si avvicina a Hitler e lo sta rieducando la sua anima. Però anche Hitler ha il suo diritto di progredire con il suo errore, e dopo, quando sarà pronto, ok?
quindi non possiamo né aiutare, quindi non ci possono né aiutare né consigliare. Certo, Antonella Mancini, sì, ci possono aiutare, ci possono consigliare come andare avanti, ma non ci dicono mai il futuro. Quindi tieni conto che hanno una breve prospettiva. Per esempio, se tu la domanda che tu fai, per esempio, papà, devo vendere la casa dove abitavamo noi? Cioè, primo, vostro padre non è un'agenzia immobiliaria, però può dirvi magari, figlia mia, sì, perché se ti fa star bene, sì. Voi, loro ti diranno sempre delle informazioni a te a farvi star bene, però se la vendita della casa va male, non dovete incazzarvi con vostro padre, perché alla fine siete voi che decidete alla fine. Loro ti possono dare dei consigli, ma non più di tanto, perché non sanno il futuro. È come se io parlo con Antonella. Antonella, puoi immaginarti che io sia uno spirito e tu mi chiedi, sono tuo papà, e tu mi chiedi, papà, devo vendere la casa? E ti dico, Antonella, sì, vendila. Ok? Beh, non so che cosa accadrà nel futuro. Oppure posso dirti, io sono attaccato alla casa. Antonella, no, tieni la casa perché è una casa che ti sarà utile nel futuro. Giustamente, da anziano dico, cazzo, la casa ti servirà, mattone di investimento. Quindi dovete immaginare che lo spirito ragiona con la nostra mentalità. Non sono indovini Maggio Telma che ci dicono il futuro o le domande sulla salute, domande sul lavoro. Poi, se io faccio una domanda, anche quelli che vanno dai cartomanti, per esempio, vado dal cartomante e gli dico, vorrei sapere l'amore. Cazzo, è normale che in amore sei sfigato. La prima domanda che fai, e vuoi saperla, oppure, vorrei sapere un po' la situazione sulla mia salute. Amore, sento che la tua salute sta malissimo, stai affrontando un momento triste, di depressione. Chi è che non ce l'ha? Poi se è una donna, becchi un momento del ciclo e stai in un momento di ciclo, stai male, ok? Quindi anche quello. Oppure, molto buongiorno, vorrei sapere sul lavoro. Cazzo, la domanda che fai significa che tu non stai bene nel lavoro. È automatico. E sono domande stupide, perché alla fine siete voi gli ultimi a decidere, siete voi i responsabili della vostra vita. È quello che manca all'essere umano, di responsabilità, delle proprie azioni. E quindi tendiamo sempre a chiedere consiglio e aiuto per alla fine scanalare un po', dare la responsabilità agli altri. Ah, ho sentito il medium che mi ha detto di vendere casa e la vendo. No, dovete fare quello che vi sembra meglio per voi, punto. Loro non hanno, vi possono sostenere nei momenti difficili, quindi se c'è un dolore, una malattia, ecco che sentite stranamente un'energia che vi sostiene. Oppure c'è un lutto, una perdita in famiglia, vi sentite come abbracciati se siete un po' sensibili, dopo che lasciate andare la rabbia delle elaborazioni, delle fasi del lutto che abbiamo visto insieme. Quindi loro vi possono aiutare. Spero di averti risposto, insomma. Antonella Mancini, quelli che vivono il dolore perché non sanno, non fanno crescere i figli, e i figli disincarnati che colpa hanno? Quelli che vivono il dolore è una scelta che fanno loro. Ti parlo di essere, spero che tu stia parlando. Perché non sanno, fanno crescere i figli. La genitorialità è una responsabilità molto grande. È la prima scuola. Essere genitore è la prima scuola di un essere umano e di uno spirito. Quindi è importante. Quindi i figli disincarnati che colpa hanno? I figli disincarnati non hanno nessuna colpa. I figli sono spiriti, ok? La parola figlio è perché lo diamo noi, ma in realtà è un'anima che noi, con il nostro ausilio del nostro corpo, abbiamo portato al mondo e lo chiamiamo figlio, ma in realtà siamo spiriti affini. Quel figlio potrebbe essere stato mio padre o mio nonno, mio zio, possono essere stato io o viceversa, mia moglie, marito e moglie. È un'anima, è uno spirito, ok? Ogni spirito ha la sua responsabilità, ha il suo dovere, ha la sua missione su questo pianeta, che è quello di evolvere, di portare avanti, di risolvere delle situazioni, delle vite passate, di progredire, ok? La genitorialità è un compito che non è adatto a tutti. Ci sono tantissimi genitori che non sono buoni un cazzo, ok? Che fanno, eppure ci sono dei figli che sono fantastici e hanno una responsabilità. Eppure ci sono dei genitori che sono fantastici e hanno figli tossici, ok? Perché sono anime individuali. Allora, i genitori che hanno il figlio tossico devono fare di tutto per aiutare questo figlio fino all'ultimo. Basta, fine. E il figlio che ha i genitori che non valgono niente cercherà di aiutarli fino all'ultimo. Questo è amore, si chiama alla fine. Tutto lì. Cercare di
incastrare e di elaborare determinate situazioni, mamme che litigano con figli e che non vanno d'accordo. Bisogna vedere in una vita passata che cosa eravate, che cosa si hanno fatto. Quindi perché c'è questa tensione adesso? Quindi si cerca di risolvere il problema. C'è un problema? Trovare la soluzione. Quindi fini non hanno colpa. Manuela? Sai Luca, mia sorella ha perso la sua unica figlia, non credi niente? Per lei muoviamo, rimuoviamo lei, basta, e non la luce, mio marito, mio nipote, mi sembra che... Che dire? È difficile il dolore. Guarda, Manuela, purtroppo il dolore ha una fase di elaborazione che può variare da mesi a anni. Quindi lei deve fare il suo percorso. Che cosa puoi fare tu? Stare vicino ed ascoltarla, però allo stesso tempo darle un consiglio di non parlare mai con la stessa persona sempre dello stesso dolore, perché a un certo punto chi è nel dolore, nel lutto, allontana tutti gli amici, tutti i parenti, fa tabula rasa. Chi vuole ascoltare un depresso? Chi vuole ascoltare un triste? Nessuno. Quindi bisogna avere anche la capacità di ascoltare senza giudizio. È lì che entra la nostra forza spirituale. Se non lo facciamo, creiamo... Che facciamo a sto mondo? E anche questa è una forma di carità, è una forma di aiuto che diamo al prossimo. Certo, una persona che ha perso dei grandi lutti, dei grandi dolori, è difficile. Però provate a immaginare questa persona che si trova in un mare di... In un mare in burrasca. E voi siete l'unico salvagente. E questa persona può aggrapparsi al salvagente o affondare, o nuotare, o annaspare. Una persona che ha perso un figlio annaspa e non vede quel salvagente, e però dovete dargli un aiuto, voi dire guarda che lì quel salvagente, eccolo, e tante volte non li vedono, e voi non dovete mai desistere, non dovete mai mollare, dovete tirarlo ogni giorno quel salvagente e aiutarlo, e vedrete che col tempo quella persona uscirà da quel dolore, e se non sarete voi sarà qualcun altro, però rimanete sempre vicino accanto a queste persone, perché hanno bisogno del vostro aiuto, hanno bisogno di ridere, hanno bisogno di sorridere. Quindi quando andate a trovare delle persone che hanno avuto un lutto, un dolore, cambiate discorso. Ma cambiare discorso non vuol dire creare un torto alla persona che abbiamo perso, significa anche dare la giusta forza per ricordarlo in maniera differente, non nel dolore ma nella gioia, nell'allegria. Se io, quando io schiatterò, voglio che la gente mi ricordi per il porcone, porcellone che sono e per le battute schifose che faccio, non per la malattia o per le disgrazie o per la sfiga, ok? Questa è la cosa importante. Quindi, mentre lei vive il suo dolore e basta, è una sua scelta comunque, Manuela, che ha fatto in questo momento. In questo momento deve essere rispettata. Se lei ha deciso di vivere nel suo dolore, va benissimo, ma tu devi essere quella finestra soleggiata che gli fa vedere, ok, tu vivi nel tuo dolore, però apri metà finestra e fai entrare un po' di raggio di sole, e quel raggio di sole devi essere tu, ok? Elenella, quindi se preghiamo gli diciamo ti perdono con il cuore, possiamo ancora aiutarli? Certo, la preghiera è importante e fondamentale, perché noi abbiamo questa parola pregare, sembra quasi sempre, è legata sempre al filo religioso, no? Pregare è dialogo. Quindi dialogare con loro è molto importante, Elena, e serve. Nel momento in cui noi preghiamo, chiediamo anche perdono. Anch'io ho commesso degli errori terribili con mio padre, ok? A me non mi vergogna niente, non mi vergogno di dirlo, ok? Quando mio padre è stato operato di un tumore al cervello, avevo 18 anni allora, avevo 17 ne avevo, mi ricordo ancora, aveva le garze in testa, gli ho lanciato un cucchiaio sulle garze perché ho litigato quella sera lì. Ok? Quindi in quel momento lì tu non sei consapevole, sei arrabbiato e basta, sei ignorante, sei un coglione. Con gli avanti del tempo te ne rendi conto di quello che ha fatto, e non ti basta più una volta chiedere perdono, devi chiederlo con il cuore, e io so che in fondo mi ha perdonato, ma perché ho chiesto perdono anch'io, no? Per quello, perché non sapevo quello che facevo in quel momento. Quindi gli errori se ne fanno, ma non è mai tardi per chiedere perdono, per chiedere scusa e per trasmettere amore. L'esercizio che abbiamo fatto la settimana scorsa sull'irradiazione mentale serve a questo, per trasmettere amore alla persona che abbiamo. La settimana prossima faremo l'esercizio di irradiazione mentale con la foto che ho dietro, ok? Quindi dovete in comune tutti quanti visualizzare questa immagine e ricevere e scrivere quello che sentite per avere
una prova in comune, quindi 25-30 persone, quello che è, si focalizzano su un'immagine e vedete, scriverete quello che sentite. Questo sarà l'esercizio che faremo la prossima settimana per continuare il percorso di medianità. Però il perdono lo sentono loro, noi possiamo aiutarli con la preghiera, ricordandoli, dandogli forza. La preghiera è come una telefonata. Se abbiamo un amico che sta male ed è giù di morale e lo chiamiamo senza dare giudizio, però lo consigliamo: ehi là, Giovanni, come va? Dai che ce la facciamo, sta tranquillo, non preoccuparti, come va piuttosto? Hai dato da mangiare? Cambiamo discorso, lo facciamo ridere. Ecco che aiutiamo quella persona. Funziona così anche con lo spiritismo. Quindi ricordarli con la preghiera, nei momenti belli, nell'allegria, trasmettendo il nostro proprio ti amo, ti adoro, ti voglio bene, mi manchi, ma so che sei vicino a me. Questa è la preghiera più bella che potete aiutare. Ok? Poi, Marinella, buonasera. Grazie, Teresa. Pensa, Teresa era nel XIV secolo, prima ancora che psicografasse Giovanna De Angelis, che è un libro che è difficile da leggere, non ve li dico neanche. Ma come si fa se la vita dentro, anche con la buona volontà, ma l'importante non è l'essere, ma il sentire di essere. Difficilissimo, l'intenzione secondo me non si può comandare. Manuela, però ci sono anche delle persone che ti possono aiutare, che a questa persona esistono i psicologi, esistono i psichiatri che possono aiutare nei processi mentali, perché se uno si ingroppa e non si innoda come una matassa, ci sono delle figure apposta, perché non tutti riescono a superare il lutto, eh? Non è una fase che tutti passano, che tutti superano, ci vogliono anche degli aiuti degli esperti. E se una persona non riesce ad elaborare il lutto, ecco che diventa patologico. In quel caso lì ci vuole un aiuto di un esperto, di una persona che ti aiuti non a dimenticare, perché la maggior parte della persona vivono nel dolore perché hanno paura che dimenticare e andare avanti con la propria vita di creare un torto al proprio caro, quando in realtà non è così, in realtà è il contrario. Però il medico cosa fa? Ti fa vedere la vita in una maniera diversa e ti aiuta a convivere con questo dolore, non a dimenticare, ma neanche a vivere per il dolore, ma a convivere con questo dolore, ok? Quindi Manuela, un consiglio a questa tua parente: eventualmente aiutatela con un medico, che se non ce la fate tra amici e parenti deve essere aiutata. È logico che se una persona ha ricevuto tanti lutti deve essere aiutata psicologicamente. Sì, Marisa, abbiamo già la nostra casetta. Plutone, eccola qua, il pianeta che è Hitler si chiama Plutone, eccolo lì. Se lo lasciano libero non lo possono aiutare a progredire, perché gli ossessori non lo lasceranno in pace, lo stanno educando pure loro. Esattamente quello che dice lei è vero, infatti Hitler non possono lasciarlo libero né reincarnarsi né niente, perché non lo farebbero mai progredire, quindi starà lì per, non lo so, tanto tempo. Solo Gandhi sa che si avvicina. Allora, Maria Basile, chi deve progredire ed ha commesso tante colpe deve provare tutte le sofferenze che ha inflitto agli altri? No, perché se ne rende conto di quello che ha fatto non è obbligatorio. Se io mi rendo conto che ho sbagliato non devo subire quella sofferenza, quella colpa, no? Quindi è importante. C'è un episodio bellissimo che mi ha raccontato Leila, che se non mi ricordo di preciso, che parla in cui un uomo aveva tagliato, un esempio adesso, se io in una vita passata per esempio ho tagliato il braccio a una persona, in questa vita dovrei provare lo stesso dolore di quella persona, no? Però rinasco, me ne accorgo e dedico tutta la mia vita al prossimo. Ecco che quella persona, quando era il momento di perdere quel braccio, perse solamente un dito. Quindi siamo sempre in tempo per progredire ed evolverci. Non è detto che dobbiamo subire per forza le sofferenze, è un nostro scelta e libero arbitrio. Ricordatevi che il libero arbitrio è la nostra libertà di andare avanti o stare fermi. Però per quella porta dobbiamo passare, dobbiamo progredire, perché la nostra direzione è avanti, non indietro. Possiamo stare fermi o andare avanti, ma non indietro. Quindi è una strada anche quella. Luca, forse non mi sono spiegata bene, ma tra i due chi forse vive peggio per i motivi che ti ho scritto sono io e Manuela. Allora, fatti sopportare eventualmente da un aiuto,
oppure da un medico che ti dica come comportarti con queste persone. Anche questo può essere una forma, eh. Ci sono dei consultori o delle persone specializzate che aiutano a trovare le parole giuste, che è spesso difficile trovare una parola. E un medium deve essere anche un po' psicologo, perché deve entrare nell'ottica della persona che ha davanti di un dolore immenso, di un mare di dolore, e quindi è molto difficile spesso trovare le parole. E quindi se non riesci a superare queste cose, ci sono perfettamente delle persone specializzate. Sono fatte le 10:20, domani devo fare le frittelle, quindi a voi non ve ne frega niente, però ve lo dico. Spero che siate rimasti contenti e soddisfatti, che abbiate compreso soprattutto queste parole che vi vengono date, ok? Quindi siate in queste settimane a venire dei spiritisti gioiosi, ok? Quindi nelle persone che trovate non dite che siete spiritisti, non dite niente, ma date gioia. E voi nel vostro interiore e nel mondo spirituale sanno già che quello che fate, il bene che fate, è il vostro avvocato per l'eternità. Quindi sono bonus ora che maturiamo per le nostre crescita spirituale. Quindi raggruppiamoci in un momento di silenzio, portiamo la nostra attenzione sul nostro cuoricino, ringraziamo i nostri amici spirituali che, per chi ci sta seguendo da casa in questo momento, chi ci seguirà nei giorni a venire, che potrà vedere la diretta in differita, e possano aver colto da questa lezione delle buone nozioni di allegria, di gioia, di spensieratezza, di comprensione soprattutto, e di condivisione. Chiediamo ai nostri amici spirituali che ci diano la forza di essere portatori di gioia, di allegria e di speranza alle persone che hanno difficoltà a trovarle e a ritrovare questi sentimenti che hanno smarrito per via del dolore che ha bussato alle loro porte e ai loro cuori. Chiediamo aiuto alle persone che sanno più di noi, se siamo in difficoltà, affinché ci guidino. Ringraziamo il mondo spirituale che, come puntualmente ogni sera, ci assiste, ogni momento della nostra giornata ci ausilia, ascoltando le nostre preghiere che dal cuore nascono, partono, crescono, muoiono, affinché il nostro cuore diventi un'officina, una fabbrica di preghiera per aiuto per noi stessi e per il prossimo che abbiamo davanti, senza mai scordare che dobbiamo essere portatori di riso, di felicità e di allegria nelle persone che incontriamo, e di lasciare sempre un soffio di serenità nelle persone che incontriamo. Grazie, e così sia. Signori, vi auguro una buona serata. Gina, noi ci vediamo tra 48 ore. Elena, il gruppo Lo Specchio dell'Anima. E vi ringrazio tutti, vi do un abbraccio e una buona serata, un buon riposo, sogni d'oro, affinché la vostra anima questa sera parta e vada nel mondo spirituale, ma che torni domani mattina, ovviamente, arricchita con tante buone nozioni, e che possiate veramente trovare il coraggio di aiutare le persone che sono in difficoltà. Siate, per questa settimana, fate questa prova, ascoltate le persone senza giudicare, e se ci sono discussioni, evitatele. Però fate questa prova questa settimana, perché questo gruppo deve avere una finalità. Non devo parlare sempre io, dovete imparare qualcosa e di diffonderlo e di divulgarlo. Questa è la finalità per cui è stato creato. Grazie anche all'aiuto di Gina, al supporto di Leila, fondamentale, e a tutte queste persone che mi sono state vicino e accanto. Ricordatevi di essere portatori di allegria. Fate ridere le persone, perché la gente ha bisogno di ridere, sempre. Sempre e sempre, il riso è sempre ben accetto, quindi fate ridere, perché una battuta anche in un momento difficile può togliervi da situazioni imbarazzanti, una battuta in particolare. Vi lascio con una battuta che mi ricordo al convegno di Schio, che mi rimane impresso tutta la vita, che girare in fondo che rideva con Marisa e gli altri, c'era Cesare che stava facendo un contatto medianico in diretta,
e dice: beh, c'è questa ragazza accanto a te, è una bella ragazza, io registro in metafonia, è una bella figa. E io mi vergognavo non sapendolo, quindi ho rallentato al massimo il tempo, ho detto: sì, si sente una bella figlia. Ma vedo in fondo Gina e tutti quanti che ridevano e avevano capito la frase, però insomma, ecco, questa è la medianità e questo è lo spiritismo. Allegria. Buonanotte a tutti e buona serata. Grazie.